tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. A mia discolpa devo dire che mi ci hanno portato. Mi hanno detto andiamo all'Etnapolis e quindi io costretta, proprio costretta, siamo andati all'Etnapolis. E abbiamo preso alcune cosucce, però un paio di giorni prima siamo andati a Media World, se non mi sbaglio. No, non è Media World, è Euronics, scusate. Da Euronics, e ho preso le cuffie. Io sono amante di cuffie, che poi mi sono state regalate dalla mia migliore amica. Io sono proprio un amante delle cuffie, mi piacciono tantissimo, specialmente quelli senza filo, perché posso fare di tutto e di più. Io di solito, se stendo i panni, ho le cuffie, se parlo al telefono, ho le cuffie, se guardo i video, ho le cuffie. E quindi ho preso queste qui a un prezzo di 20 euro, se non mi sbaglio. E ho preso queste, ve li faccio vedere perché sono uguali. Vedete? Le ho prese giallo lime e viola. Non potevo non prenderle viola. Ve li faccio vedere. Escono con il loro cavetto. E poi la confezione è così. Aspettate che tolgo tutto l'ambaradammet. Anche il mio capello. Il pack è così, questa scatolina. Ovviamente in un lato si qua abbiamo l'entrata per l'USB, e poi queste sono le cuffie. Vedete, mi piacciono tantissimo la forma che hanno, che sono quelle che si infilano dentro l'orecchio benissimo. Invece le altre mi fanno male le orecchie, quindi non le ho mai, diciamo, sopportate. E sono queste, fatte così, molto molto carine. Ovviamente queste sono col viola e le altre sono giallo lime. Ve le ho fatte vedere subito, così vi tolgo. La cosa che mi piace di più, perché io utilizzo le cuffie, quando io guardo i video sull'iPad di solito sono sola, ma certe volte c'è anche mio figlio che gioca alla PlayStation o fa altre cose, oppure parla al telefono. Quindi cosa faccio? Metto le cuffie mentre stiro, tipo l'altro giorno mentre stiravo ho messo le cuffie e quindi guardavo il video, nel frattempo lo ascoltavo, proprio che si sentiva alla perfezione. Poi siccome devo bere un litro e mezzo durante tutta la mattina, quindi fino alle 12:30 massimo l'una, vado a fare pipì in continuazione. Quindi cosa succede? Che mentre il video girava io andavo in bagno, quindi sentivo, ascoltavo bene le conversazioni che c'era in quel video. Quindi non c'era bisogno che lo stoppavo, me lo portavo dietro, facevo avanti e indietro. Invece no, io lo tenevo là tranquillo, ho suonato quello del pane, sono uscito, gli ho dato l'euro, nel frattempo ascoltavo, non c'era bisogno che gli davo proprio l'occhio al video. E sinceramente sono ottime, ve li consiglio. Poi siamo stati a Etnapolis, mi hanno costretto, ve l'ho detto. Sono passate le zucchine. Ho preso due cosucce. Allora, perché Stefania ha la passione? Vabbè, qua ci sono delle cose che ho preso al supermercato. Vabbè. Una è la lente di ingrandimento perché sono ciecata, e poi gli adesivi quelli per tipo scolorina. Ho preso queste due cose così. Per la mia passione magliette, più ne ha più ne metta, ho preso delle magliette, ma il colore è quello che mi inganna tantissimo, e si vede anche dai capelli che sono diventata pazza. Il bianco è il colore che io adoro di più in assoluto, e quindi non posso che non prendere le magliettine bianche. Però a mia discolpa devo dire che anche la mia migliore amica ha questa passione. E questa è quella che le ho regalato a lei. A lei piace tantissimo il senape. Per non prenderle la magliettina tutta senape, gliel'ho presa bianca e colorata così. Mi piaceva tantissimo. Poi a lei queste magliettine piacciono. E guardate la misura che ha questa ragazza. Anaïs, ma che vergogno! Anaïs. Io non mi ricordo se mai nella mia vita ho preso la S. Ma cosa ho preso io? Allora, ho preso una maglietta, e io non mi ricordo se sono oversize, ho preso la L. Ho preso la L, ovviamente bianca, ma con Scooby-Doo, bellissimo anche questo, con l'arcobaleno con la scritta Scooby-Doo, la magliettina è bianca di cotone.
Io preferisco anche altri tipi di cotone, però questo mi va bene come per tutti i giorni, mi è piaciuta tanto ed era così e se non mi sbaglio l'ho presa pochissimo, sì, a 5 euro. E quindi ho preso quest'altra maglietta. La cosa bella è che compro magliette. Ai miei figli compro magliette e poi chi li stila queste ca? Di magliette, Stefania. L'ultima maglietta che ho preso, per quanto riguarda Zuike, ovviamente, è questa. L'avevo vista quando fu, in piena stagione, non l'ho voluta prendere perché il prezzo mi sembrava troppo alto. Io ho un budget per quanto riguarda le magliette. Ora un po' mi sono anche un po', ho alzato il prezzo, però di solito ho il budget. Poi ho preso quest'altra maglietta, sempre da Zuiki. Mi è piaciuta tantissimo, l'avevo vista in piena stagione e mi è piaciuta, però non trovavo la misura, arrivava fino alla M, però io, su internet avevo visto che c'era anche la L e quindi ho aspettato e ho detto vabbè, è una magliettina qualsiasi, le altre erano troppo corte e quindi questa poi l'ho presa. L'ho presa a 5 euro, signore e signori, la magliettina di Creamy. Creamy. Lizzy, Lizzy, l'ho presa anch'io. Ho preso questa qui dove c'erano i due gattini. Questo anche per quanto riguarda la mia infanzia, i cartoni animati che mi vedevo, che vedevo quando ero piccola. Creamy era una di quelle. Creamy, Occhi di Gatto. Vabbè, Lupin, questo li guardavo, li guardiamo anche adesso. Quello che mi piaceva di più era Memole. Io ero Memole, non so perché, io sono 1,74 m, ma io ero Memole. Mi piaceva troppo. Comunque, ho preso questa molto molto bella. E mi piace anche il fatto che ha la manichetta così, quindi che è tagliata. Devo dire che mi è piaciuta tantissimo. E poi dietro è sempre la solita magliettina bianca. Poi siamo passati, non mi ricordo se è stata questa tranche o l'altra quando sono stati a Catania. A Catania da Tiger ho preso le catenelle per gli occhiali. Io ho gli occhiali, vedete ce l'ho qua, ho gli occhiali e specialmente in estate, specialmente quando faccio anche le pulizie, quindi sudo, eccetera, eccetera. L'altro giorno stavo rischiando di buttare gli occhiali dal secondo piano perché mentre stendevo i panni mi sono scivolate, però ho avuto i riflessi pronti e quindi li ho recuperati. Infatti la mia vicina l'altro giorno mi ha visto senza occhiali e mi ha detto: Stefania, dice, ma ci vedi senza occhiali? Io ho detto no, ci vedo pochissimo, ma purtroppo ho il rischio di buttarli dal balcone e quindi ho comprato queste che sono le asticine per tenere gli occhiali. Vedete, ci sono le asticine qua per tenere gli occhiali ed è una cosa molto carina. Il colore mi è piaciuto tanto e quindi le ho prese. E le ho presi blu, c'erano blu e neri, le ho presi blu. E questo per quanto riguarda Zuiki. Poi siamo state da questo negozio New Yorker a Letnopolis perché dovevo comprare i boxer ai miei figli. E ho preso anche dei reggiseni per me perché mi piace proprio la fattura del reggiseno e tutto, che però non vi farò vedere perché sono cose intime e sinceramente non, gli altri possono fare tutto quello che vogliono, a me non piace, vi dico solo questo, non è una cosa che a me piace. E vi faccio vedere cosa ho preso io. Ovviamente nemmeno i box. Ovviamente nemmeno i box dei miei figli vi faccio vedere perché ce l'hanno loro, non mi sembra il caso. Sono dei box normalissimi, loro portano i box. Ho preso queste due mascherine che mi piacevano tantissimo. Una era tipo effetto bandana e l'altra era con la scritta Fuck Off ed è molto carina, mi è piaciuta, a 1 euro e quindi le ho volute prendere. Poi ho preso un paio di pantaloncini, li ho provati per vedere se la misura andava bene. Ho preso la 44, non so se le misure vanno bene in questo caso, non ve lo so dire perché non ho preso mai pantaloncini o jeans in questo negozio. Di norma prende qualcosa mio figlio Andrea perché prende delle felpe molto particolari e semplici, cioè particolari nella forma ma semplici che non troppi disegni, perché Andrea no, queste cose non gli piacciono.
Comunque ho preso la 44, io non lo so adesso come fanno le misure, ve lo dico proprio sincera, sincera. L'unica cosa è che fanno delle etichette stratosferiche, no, c'è scritto 44, non c'è scritto altro. Niente, comunque ho preso una 44 perché i pantaloncini che ho preso da Piazza Italia, ora non lo so cosa vedete prima e dopo perché ho fatto un bel po' di video, sono grandi, molto grandi, col fatto della dieta sono dimagrito un bel po' e tutto in una volta, quindi sono grandi. Comunque ho preso questi pantaloncini che mi piacciono tantissimo, che se ci vado li prendo anche di un altro colore. Li volevo prendere un altro colore, ma ormai quest'anno ho finito. E la forma dietro è così, mi stanno benissimo, sembrano fatti apposta per me, ed è una cosa che io adoro. E questi pantaloncini li ho presi a 15 euro. Sì, a 15 euro. Mi piace anche il colore, che è un blu scuro ed è molto molto bello. Poi ho preso delle magliette basic, vedete, questa è una maglietta basic per quando io metto o dei pantaloni particolari oppure perché non mi va di mettere qualcosa, diciamo, troppo. E metto queste magliettine basic che mi piacciono tanto. Ho preso le misure, non mi ricordo se sono oversize queste. Comunque ho preso la M della marca Smoke. E il prezzo di ognuna è 3,99 euro, quindi 4 euro. E l'ho presa di questo viola. Vedete, sono delle magliettine semplicissime a girocollo, molto molto semplice, il cotone diciamo è buono e mi piacciono perché sono abbastanza lunghe e posso metterle anche con i pantaloncini. Questa è la manica, quindi una manica normale, questa è abbastanza lunga, questa è quella di H&M, questa è abbastanza lunga, invece questa è un pochettino più corta e di dietro è semplicissima. E di questa, come vi ho detto, ho preso la M. Poi ne ho presa una verde militare, che è così, sempre semplicissima, verde militare, a me piace, ci sta anche bene con questo trucco. Stavo registrando questo trucco e si è spento, mi ha detto che iCloud è pieno, mi devo prendere la chiavetta. Comunque, questo è l'altro colore, quindi il verde militare, e poi l'ho presa grigia, Stefania, il grigio, grigio fumo. Io non fumo, ma questo è un grigio fumo. Mi è piaciuta tanto e quindi voluta prendere anche questa ed è una M, sempre 3,99. Poi all'entrata invece c'erano delle magliette molto particolari, quindi le ho volute prendere. Ne ho prese due, mi sono limitata perché veramente no, Stefania non li prende, Stefania non li prende, Stefania non li prende, ne ho prese due. Ho preso questa che è oversize perché volevo prendere la XL, ma era enorme. Al prezzo di 9,99 euro, quindi 10 euro, il mio budget è salito. Ho preso questa magliettina della Disney con Minnie ed è molto molto bella. Mi piaceva proprio il colore che aveva Minnie in questo, diciamo, in questo disegno, per abbinarlo a dei pantaloni che ho io. Comunque, la magliettina è così, c'è Minnie sorridente con la scritta e poi è corta davanti e lunga dietro. A me questa è piaciuta, so dove indossarla, con cosa indossarla. Io ho dei pantaloni tipo beige e volevo proprio questo effetto particolare tipo da matita, proprio disegno fatto a matita che è molto molto bella. C'ho una cosa. Questo effetto diciamo a matita molto molto bello e poi questo fiocchetto che ha sulla testa che si abbina benissimo ai pantaloni beige. Anche questo make-up starebbe comodo. Vabbè, ok. L'ultima maglietta che invece vi faccio vedere e vi saluto veramente è una XL ovviamente, che è la misura che io utilizzo ed è questa con Dumbo, anche questa 10 euro, la faccia di Dumbo mi è piaciuta tantissimo e quindi l'ho voluta prendere, questo verde, non so se è tipo un verde Tiffany, non lo so come lo devo identificare e mi piaceva tantissimo il fatto proprio di questo disegno che tipo sembra stampato. Tipo, l'avete presente le carte stampa che si usavano ai miei tempi per disegnare le cose? Sembra fatto così e mi è piaciuto. Mi sembra anche tipo simile a un tatuaggio, non lo so. O perché mi è, diciamo, voglia di tatuarmi, non lo so, ma questo mi piace tantissimo ed è molto molto bello. Anche questo 10 euro, come vi ho detto, è della marca sempre Disney, cioè con l'etichetta della Disney. E questo è quanto.
Per quanto riguarda veramente, ve lo sto dicendo, cioè, credetemi, per quanto riguarda questo negozio che vi ho fatto vedere per ultimo, dove ho fatto vedere le magliette e pantaloncini, non erano prodotti scontati, ma li ho voluti prendere perché mi sono piaciuti e quindi li ho presi. Non farò altri acquisti perché veramente magliette ne ho tantissime, tranne che voi volete prestarmi una stanza dove mettere gli armadi e dove mettere tutte le magliette e tutte le cose che ho acquistato. O posso acquistare. Niente, ragazzi, per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!